A volte bisogna avere il coraggio di lasciare andare, anche ciò che abbiamo costruito con impegno e a cui siamo profondamente legati. Per crescere davvero è necessario fare quel passo. Come disse André Gide, non si possono scoprire nuovi oceani senza il coraggio di perdere di vista la riva. Ebbene sì ragazzi, ho venduto Mare Media, l'agenzia che ho fondato 2 anni fa, che con fatica e determinazione ho fatto crescere insieme al mio team e che mi ha fatto vivere tante soddisfazioni. Perché l'ho venduta? Ho forse fallito? Ho sbagliato qualcosa? Sono arrivato al limite? O forse è arrivata l'ora di vivere un nuovo capitolo? In questo video ti darò delle risposte, ti racconterò tutto, ma voglio partire dall'inizio, da quando ero uno studente squattrinato fino alla fine di questo capitolo. Ti guiderò attraverso i fallimenti, le difficoltà, le soddisfazioni e le ragioni che mi hanno spinto a prendere questa scelta che mi cambierà per sempre la vita. Questo video è realizzato grazie al supporto di Fiscozen, il servizio per la gestione della partita IVA, e più avanti ti spiegherò meglio di che cosa si tratta. Intanto vi dico che avete una consulenza gratuita dal link in descrizione. Ma ora torniamo alla nostra storia. 17 ottobre 2017, il giorno più brutto della mia vita. Avevo 24 anni, ero un ragazzo come tanti e frequentavo l'ultimo anno di economia. Facevo qualche lavoretto qui e lì, strizzavo l'occhio all'online perché mi incuriosiva, ma il mio focus principale era quello di fare lo studente, perché il mio obiettivo, ovviamente, da ragazzino era rendere fiero mio padre. In qualche modo il mio futuro sembrava già scritto: laurea, qualche stage e infine carriera in azienda. Ma c'era dentro di me una parte che sognava qualcosina in grande. Ero ambizioso e il mio obiettivo più grande era quello di fare l'imprenditore e non vedevo l'ora di realizzare questo sogno. Poi, all'improvviso, tutto si fermò. Mio padre ebbe un infarto improvviso e ci lasciò per sempre. Il mondo sotto i piedi mi crollò. Tutte le certezze che avevo costruito in quei 24 anni svanirono nel nulla e mi sentii solo. Ovviamente da quel momento nulla mi sembrava avere più un senso. Nemmeno l'università che frequentavo per rendere orgoglioso mio padre, senza di lui, aveva perso quella magia. Ci pensai, mi mancavano 2 esami alla laurea. In qualche modo nel mio cuore volevo comunque rendere orgoglioso mio padre, quindi decisi di portarlo a termine. Ora che mio padre non c'era più, sentivo dentro di me la responsabilità di dover fare l'uomo della famiglia, quindi badare a mia mamma, ai miei fratelli, e questa cosa non mi permetteva più di sognare, non mi permetteva più la possibilità di rischiare. Il futuro che avevo immaginato per me stesso, magari per una futura famiglia, per dei figli, sembrava sfumare. Ero bloccato, ma dentro di me dovevo reagire, dovevo trovare quella forza, dovevo in qualche modo ritornare a sognare in grande. E poi trovai quella cosa che mi diede la forza di ripartire e soprattutto che segnò la svolta della mia carriera imprenditoriale: YouTube. Grazie a YouTube conobbi Matt Davella, il minimalismo e la crescita personale, e questo trittico mi aiutò ad uscire da quel brutto periodo e a migliorarmi come persona. Ma YouTube non mi aiutò soltanto come consumatore, è stato fare il content creator che mi ha dato la svolta. In quel periodo difficile sentivo la necessità di dovermi raccontare e volevo farlo su YouTube, ma io venivo dalla provincia e in quel piccolo contesto mi sentivo giudicato e soprattutto le persone giudicavano chi provava a fare qualcosa online. Mi dicevano: "Arca, ma non te metti scorn e fai video su YouTube? Che figure in merda." Le ho subite ragazzi queste cose. Ad ogni modo io con YouTube non è che avessi chissà che ambizioni. Guardavo altri come Mark Montemagno, youtuber che grazie a questo strumento erano riusciti a fare impresa, ma io in realtà volevo semplicemente raccontarmi, sfogarmi e perché no raggiungere 1000 persone. Inoltre, non che mi facesse schifo, si poteva guadagnare qualcosina con YouTube. Dopo tutto quello che era successo, non è che avessi chissà quanto da perdere, quindi mentre stavo scrivendo la mia tesi per la laurea, decido a febbraio 2018 di aprire questo benedetto canale YouTube. 12 marzo 2018, il video che ha cambiato per sempre la mia vita. Poco dopo aver aperto questo canale YouTube, pubblicai il primo video che raccontava la mia laurea in economia. Questo video si scinderà in 2 parti. Il risultato? 100 visualizzazioni, ragazzi. I risultati facevano
schifo, pessimo. Ragazzi, non era andata per niente bene con la mia mossa, quindi ritornai con i piedi per terra e toccava lavorare. Poi, un giorno di agosto, sempre del 2018, per puro caso, mentre ero in spiaggia con mio fratello, apro YouTube Studio. Ragazzi, ero veramente euforico. Cheat. Ragazzi, ero emozionatissimo. Quel video che pochi mesi prima aveva fatto 100 visualizzazioni era andato virale e avevo raggiunto i miei primi 1000 iscritti. Le emozioni erano alle stelle, avevo raggiunto il mio obiettivo principale. L'euforia non era tanto per il video virale, ma per i 1000 iscritti, 1000 persone che da quel momento potevano ascoltare le mie parole. Questa esperienza mi diede una botta di adrenalina che voi non avete idea. Il canale continuava a crescere e grazie ad esso io iniziavo a fare networking, conoscevo content creator, imprenditori e in qualche modo mi influenzavano positivamente. La mia vita aveva ritrovato un equilibrio, io ero ritornato a sognare e questa cosa mi aiutava a spingere. Tutto sembrava andare a gonfie vele e infatti ho aperto la partita IVA perché grazie al mio canale YouTube iniziavo a collaborare con le aziende e a guadagnare qualcosina. E a proposito di partita IVA, ragazzi, se state pensando di diventare content creator, dei freelancer o avviare il vostro progetto online, voglio parlarvi di FiscoZen. FiscoZen è un servizio per la gestione della partita IVA che ti libera dallo stress delle questioni burocratiche, offrendoti un commercialista dedicato che potrai contattare quando vuoi via chat, email o telefono. Inoltre avrai a disposizione una dashboard facile da utilizzare che ti permette di fare fatture elettroniche e vedere in tempo reale le tasse che dovrai pagare. E se non hai ancora aperto la partita IVA, con FiscoZen è inclusa nell'abbonamento. Per maggiori informazioni puoi richiedere una consulenza gratuita e prenotando dal link che trovi in descrizione o nel primo commento avrai anche 50 euro di sconto sul primo anno di abbonamento. Ma torniamo a noi. Come vi dicevo, l'apertura della partita IVA mi aveva trasformato in un freelancer, iniziavo a fare i miei primi lavori online e grazie ad alcune esperienze con mio fratello avevamo iniziato a fare i piccoli imprenditori. Avevamo creato delle pagine su Instagram molto seguite con cui chiudevamo delle sponsor con le aziende e una di queste pagine divenne, grazie a un imprenditore, un vero e proprio brand editoriale con cui pubblicavamo i libri di alcuni influencer e iniziavamo a fare anche servizi, a offrire servizi di digital marketing, finché un giorno, nel 2020, scoppia la pandemia. Ma ovviamente ragazzi, questa è tutta un'altra storia, sappiamo le problematiche che ha causato questa pandemia, ma allo stesso tempo è stato anche un acceleratore per l'online e in qualche modo è stato un acceleratore anche per la mia carriera. Il mondo dell'online stava crescendo enormemente grazie al lockdown e con esso anche le opportunità di lavoro nel digitale. Aprile 2020, l'esplosione di TikTok. Io e mio fratello iniziamo a guardare questa piattaforma e a notare che tantissimi ragazzini stavano raggiungendo milioni di followers senza rendersi conto del potenziale di questa cosa. Fu allora che ci venne un'intuizione: fare una campagna di influencer marketing su TikTok per promuovere i nostri libri. Così io e mio fratello paghiamo questi content creator su TikTok che riuscivano a raggiungere milioni e milioni di persone e il risultato impressionante. Vendemmo tantissime copie dei libri del brand che avevamo creato e il bello è che questi content creator ci costavano veramente poco. Così ci guardiamo in faccia, capiamo che abbiamo tra le mani qualcosa di grande e non sappiamo come sfruttarla. Così contattiamo qualche cantante per rifare la stessa cosa. Investiamo noi soldi per un video, investiamo noi soldi per la campagna di influencer marketing e capiamo se questa cosa funziona realmente. E anche in questo caso i risultati erano fantastici. Il video va virale, la canzone fa tanti ascolti su Spotify. Creiamo un media kit con tutta la strategia che abbiamo realizzato per presentare questo servizio che io volevo vendere, che noi volevamo offrire. Una media company ci nota e iniziamo da subito a fare campagne di influencer marketing per grandi brand. Collaboriamo con questa agenzia e decidiamo di fare il passo successivo: aprire la nostra agenzia di influencer marketing. 2 gennaio 2022, l'inizio di Mare Media. Ora iniziavamo a fare sul serio, avevamo aperto la nostra SRL, eravamo diventati degli imprenditori a tutti gli effetti, gestire del personale, delegare, era molto complicato. Ovviamente fare impresa non è una passeggiata, è stata formativa come esperienza, ho
ho sbagliato, ci sono stati notti insonni, stress a palla, per un periodo avevo l'occhio che mi sbatteva così, ma ovviamente anche in questo caso ho commesso degli errori. Ma come dice Seneca, solo chi non fa non commette errori. Grazie a tutto questo stavamo crescendo sempre di più, iniziano ad arrivare dei traguardi soddisfacenti, iniziamo a collaborare con più aziende, con più brand, ma anche con content creator di un livello alto. Con Surri abbiamo fatto dei lavori, con Giovanni Fois abbiamo lavorato, con Michele Molteni. Oltre a queste campagne con i brand diventiamo anche più forti su TikTok, iniziando a gestire oltre 700 content creator su questa piattaforma. Il nostro successo stava diventando sempre più noto su questa piattaforma, infatti veniamo invitati proprio da TikTok a dicembre 2023 a tenere uno speech, qui lo dico con orgoglio, in inglese ho tenuto lo speech, di fronte alle altre agenzie europee, in cui raccontavamo quello che è il nostro processo di lavoro, come lavoriamo e come gestiamo questi creator. E proprio durante quell'evento accadde qualcosa che non avevamo per nulla calcolato. La nostra azienda Mare Media viene premiata come l'agenzia in più rapida crescita in Italia nel 2023. Però sapete qual è il bello? C'è stata una figuraccia durante quella premiazione, perché noi, affamati, eravamo andati a mangiare un attimo un piatto di pasta fuori dall'evento e ci hanno premiato sul palco, ma noi non c'eravamo, quindi il premio ce l'hanno dato dopo. Figuraccia, perché si sono incazzati, l'hanno presa a male. Mi ha fatto una figura di merda. Ovviamente ragazzi, al di là della figuraccia, è stato fantastico, perché andava a coronare tutti quei sogni che abbiamo avuto fino a quel momento. È andato a ripagare tutti i sacrifici, non soltanto miei ma anche di mio fratello e di tutto il team, e ne andiamo orgogliosi. Ma c'era anche un'altra cosa che stava per accadere durante quell'evento e non l'avevamo per nulla immaginata. 2024, l'offerta che non puoi rifiutare. Mio fratello durante quell'evento incontra il CEO di Bazul. Gli racconta quello che facciamo con la nostra agenzia, però quella conversazione stava per portare a qualcosa di grosso. Un mese dopo ci rincontriamo di nuovo con Bazul, questa volta soltanto per fare una consulenza, e qui iniziamo a parlare di una possibile acquisizione della nostra agenzia. Questa cosa la presi molto seriamente, mi rendevo orgoglioso, probabilmente 2-3 anni prima non l'avrei mai accettata, adesso essendo molto più maturo ed essendo cresciuto iniziava a stuzzicarmi. Mi resi conto che ad un certo punto non puoi trattenere tuo figlio, anche se lo ami, devi lasciarlo libero di correre per poter crescere e migliorarsi. Così abbiamo fatto un brainstorming aziendale con tutto il team, perché da famiglia, secondo me, questa decisione dovevamo prenderla insieme, e insieme abbiamo deciso di valutare questa offerta. Devo ammettere che qui inizia una parte veramente stressante, non è una passeggiata fare questo genere di operazioni, c'è stata una trattativa lunga dove abbiamo inserito professionisti, avvocati, commercialisti, e la cosa, vi assicuro, non è stata per niente lineare e semplice. Dopo una trattativa che è durata diversi mesi, noi di Mare Media decidiamo di accettare questa offerta. Il perché che ci ha fatto accettare questa offerta è stato proprio quello di vedere la nostra creatura andare molto più lontano. Perché, come si dice, da soli si va più veloci, ma di squadra si va più lontano. E poter vedere Mare Media raggiungere dei traguardi molto più grandi, anche questo per me è un motivo di orgoglio, da buon padre mi renderebbe felice. Sono molto giovane, sia come imprenditore sia come manager, e un'esperienza del genere può soltanto farmi crescere come persona. Ho tanto da imparare e voglio imparare tanto da questi prossimi anni. Affidare questo progetto a persone che sono più esperte di me o magari hanno delle competenze diverse dalle mie, in qualche modo mi farà crescere e farà crescere anche la nostra creatura. È stata una scelta coraggiosa, difficile, ma d'altronde non si possono scoprire nuovi oceani senza il coraggio di perdere di vista la riva. Ok.
come avrei visto da tutta questa storia, è stato un percorso ad ostacoli, difficile, lungo, non è avvenuto in un giorno. Contrariamente, online siamo abituati a vedere imprenditori che in 2 mesi, in 2 giorni riescono a raggiungere risultati e comprarsi il macchinone o la villa chissà dove. In questo caso il mio insegnamento è che, ragazzi, ci vuole del tempo, ci vuole un percorso, devi aspettare che i puntini si uniscano. In questo caso i miei puntini si sono uniti e mi hanno insegnato proprio questa cosa: ci vuole pazienza, perseveranza, e molto spesso se corriamo troppo rischiamo di bruciarci. Dobbiamo imparare, e questa cosa secondo me mi ha fatto imparare tanto. Soprattutto sono 10 anni di vita raccontati in questi minuti, e il messaggio è proprio questo, ragazzi: ci vuole del tempo, datevi del tempo. Se qualcuno si ritrova a vivere quello che ho vissuto io qualche anno fa, ragazzi, sognate, ma lavorate sodo per raggiungere i vostri sogni, perché se non agite, non fate bollire quello che avete dentro, è difficile che poi quei sogni si realizzano. Credeteci, ma lavorate sodo. Beh, ragazzi, quando si chiude una porta, molto spesso si apre un portone, questo portone è molto più grande. Proprio per questo, ragazzi, sto già lavorando a qualcosa di nuovo, molto più eccitante, molto più grande, che in qualche modo cambierà la mia storia, il mio modo di fare impresa, il mio modo di fare video qui su YouTube, perché ve lo racconterò. E questa cosa nuova, questa nuova avventura è una nuova startup. Ma voglio raccontarvela per bene e voglio raccontarvela nel prossimo video. Quindi, se non vuoi perdertelo, se sei curioso, se vuoi scoprire di che cosa si tratta, non perderti il prossimo video, iscriviti al canale, attiva la campanella e ci vediamo al prossimo video, sempre qui su YouTube. Ciao ragazzi!